Giovanni Vallelunga, another issue of Corse Clienti Racing News starts. This is the last racing weekend before the World Finals and Vallelunga is crowded. Let's see the highlights of the challenge races. Pirelli Race 1, Balzan starts on pole. Gobbo hits Belluzzi after going out of the track, so they're both out. Grossman overtakes Caso and Caset. At the half of the race, it's always Balzan, Scriabin and Grossman. Kruglik overtakes Blancardi after a tight fight. Two laps before the finish line, Scriabin passes Balzan, who has a problem. So it's a 1-2-3 for Team Moscow, who is leading all classifications. Third place, good for the championship, and of course it will be better to be first, but for the team it was a perfect race. Adesso il nostro obiettivo è finire primi, secondi e terzo in campionato con tutti e tre i piloti. Qua il team ha fatto un lavoro grandissimo. I'm really happy in this season. It's my first victory in the overall, and all my teammates is on the second, third position, and we did a great job for this weekend, for this race. Caset starts on pole. Balzan tries to catch him with some aggressive attacks, and Grossman third, really close to the first two. Krugik and Scriabin are protagonists of a hard fight for the fourth place. Both out after a too aggressive attack from Kruglik. Lorenzo Caset wins the race, a really impressive performance from him ahead of Balzan, still leading the championship. I start from third and come on third. It was a hard fight between Caset, Balzan and me, so we have in the middle of the race we was really close together and we fight really a lot. Un secondo posto, io sto ancora guidando e ragionando per il campionato che non è ancora matematicamente concluso, quindi fino a che non è archiviato non è giusto prendere nessun rischio. È stata una bella gara quella di oggi, partivo in polo, ho cercato di mantenere la posizione, sicuramente Alessandro, che ha letteralmente dominato tutta la stagione, aveva qualche problema, me l'ha confermato, non era al 100%, però insomma per noi è arrivata una vittoria prestigiosa, anche perché abbiamo ripreso al 100% solo da Silverstone, quindi mi vorrei preparare al meglio per le finali mondiali. Yamato starts on pole, trying to get an advantage of Bazov. Behind them, the Russian driver and Vezzoni. Positions stay the same until the end of the race. Lindrov is out after a spectacular accident with no consequences. So Yamato wins in his home circuit. Ho trovato bene, la macchina era perfetta, non avevo né sottosterzo né sovrasterzo, a partire di tre giri che non c'era più gomma, e quindi mi sono divertito e andava bene la macchina. Race, thank you my friends, my fans, and two position, two finish, two podium, it's okay. Una vittoria fantastica qua a Roma e tutto l'anno che diciamo pensiamo a questa gara, poi con il pubblico sì, fantastico, veramente un'emozione mai provata, devo dire, mai provata. With one race to go, Alexei Bazov takes the title of champion for Coppa Shell. Francisco Guedes takes his first win, a well-deserved one. A few hits for Leibet and Stratta, both out of the race. Third was Vezzoni, who gained the same position for the two races. Bella prestazione, mi sono divertito, peccato che al secondo giro, il terzo, mi ricordo quale, mi sono fatto sorprendere da Basel, se no il secondo posto non me lo perdo sicuramente. Championship season, and thank you. Thank you, good to race and points with championship. First win, I was waiting for this moment and it was very good. It was a perfect weekend with a proposition, fastest lap and first win is very good. Who judges the driver's behavior during the races? We went to the race control. Ooh.
quali sono i provvedimenti più frequenti che vengono presi durante il weekend del challenge? I più frequenti è sempre il drive-through, semmai lo stop and go. Poi si arriva all'eccesso quando c'è un pilota che è molto scorretto e quindi c'è l'escursione, ma raramente. Nello challenge di solito sono sempre correttissimi i piloti. Qual è il momento più delicato della gara? Sia il Pirelli che lo Shell, il momento più delicato è sempre la partenza. Poi non c'è mai una gara uguale all'altra, quindi i momenti di tensione durano dall'inizio alla fine della gara. I piloti in genere accettano i provvedimenti o protestano molto? Come tutte le persone, ci sono piloti che accettano perché sanno che è la nostra obiettività e altri che invece contestano le decisioni, ma ha un loro diritto farlo. Come si ottiene la licenza per diventare direttore di gara? Si inizia dal commissario di percorso, poi dopo si fanno le varie trafile da segretario a commissario sportivo, direttore di corsa nazionale e direttore di corsa internazionale. Se hai dubbi su una decisione, che strumenti utilizzi per prenderla questa decisione? Gli strumenti c'è la collegialità, tra ad esempio io che in questo campionato faccio il direttore di prova e il direttore di gara, ci si confronta, si riguardano i filmati più volte da diverse angolazioni, si sente l'opinione degli ufficiali di gara in pista e poi si decide. C'è un limite entro il quale può essere notificata un'infrazione? Sì, il limite chiaramente è la gara e mezz'ora dopo la fine della gara. Qual è stata l'evoluzione della tecnologia rispetto al passato, adesso, e se aiuta nelle decisioni? Oggi, sempre più a Vallelunga, c'è un sistema che, diciamo, rispetto agli altri autodromi è avanti, perché c'è il digitale e si possono vedere i filmati in tempo reale quasi. Quindi si rivede tutto quanto con una precisione quasi estrema. GT Championship are almost over at this time, so let's make a point on the season. Antonello, una grandiosa vittoria, quella del campionato WEC quest'anno al suo esordio. Una stagione che devo dire è andata veramente molto bene, è iniziata un po' in salita, ma ci siamo ripresi subito velocemente a partire dalla 24 ore di Le Mans, dove la vettura 51 sempre di F Corse ha vinto, direi, in un modo incredibile, rocambolesco questa 24 ore, ma sicuramente in modo molto meritato dopo l'incidente che c'era stato nelle prove libere. E poi abbiamo proseguito il campionato vincendo un numero considerevole di gare fino ad arrivare appunto a domenica scorsa in Bahrain. Ovviamente la soddisfazione è molta, adesso speriamo di finire altrettanto bene questo campionato, che sicuramente sarà un campionato da incorniciare per le nostre attività. Stagione dai numeri veramente importanti anche nel resto delle attività GT. Non c'è stato soltanto il campionato del mondo Endurance, abbiamo vinto anche al nostro primo anno il campionato Grand Am negli Stati Uniti. La Ferrari era impegnata proprio per la prima volta nella sua storia in questo campionato e l'abbiamo portata a casa. Grazie al team Haim canadese, con i piloti di Seagal e Assentato, che hanno fatto, devo dire, un lavoro incredibile. Siamo arrivati secondi nel campionato GT con Stefano Gai, una vecchia conoscenza del Challenge, e Lyon, un pilota inglese. Siamo anche in testa all'Open GT con i piloti Federico Leo e Gianmaria Bruni e il team F Corse. Manca una gara alla fine del campionato a Barcellona, speriamo di continuare così. Second step of the podium for the AF Corse 458 GT2 in the Fuji 6 Hours, the penultimate round of the FIA World Endurance Championship for Sports Prototype and GT Cars. This was the series' maiden season and the AF Corse has already taken the team trophy, with Ferrari winning the Constructors' title. Coming off the back of celebrating the victory with two races in hand at the Bahrain event, the formidable pairing of Giancarlo Fisichella and Gianmaria Bruni ended up with a silver medal placing behind the Mark Lieb Richard Litz Porsche. The second car entered by the Amato Ferrari Run Team finished fourth in the competent hands of Olivier Beretta and Andrea Bertolini. The eighth and final round takes place at the Shanghai Circuit over the weekend of 28 October. Dicembre saremo a Valencia per le nostre finali mondiali, è un classico appuntamento che sarà un concentrato di tutte le nostre attività.
vi aspettiamo numerosi perché sarà certamente un weekend incredibile. Goodbye from Vallelunga and see you at the World Finals.